successo. Sto morendo, sto morendo. Ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo episodio della Shards of the Void. Sì, lo so, state notando che è una skin diversa, di solito ho il mio Marty McFly di Ritorno al Futuro, però da quest'oggi ho deciso che per le mappe che non sono la serie principale userò la skin di Dr. Wu, ovvero del decimo dottore, interpretato da Tennant. E mi andava di cambiare un po' skin, tra l'altro il viso somiglia molto al Marty che uso di solito, però questa skin è bellissima, io ragazzi adoro Dr. Wu. E detta questa cosa, che probabilmente potrebbe anche non interessarvi, ma volevo dirvela lo stesso, ho deciso di continuare la Shards of the Void, anche perché ultimamente stavo quasi per mollarla, dato che inizia a diventare abbastanza complessa da giocare da solo, e però ho deciso di farlo lo stesso, visto che è una mappa che mi piace davvero tanto, anche se è molto difficile. Come vedete, ho rimpiazzato i blocchi che erano esplosi di terra, dato che sono stato attaccato dai ghast, con vari blocchi, con, vedete, la ghiaia, ho tappato un po' i buchi. Sotto ho fatto altri lavoretti, ho iniziato a scavare un pochettino, vorrei creare una zona per i polli, e dato che qua c'è molto spazio, sto recuperando anche un po' di cose qua sotto e spero di trovare qualche minerale, chissà. E cos'altro ragazzi? Allora, come vi dicevo, sono motivato a continuarla, spero che mi diate il giusto supporto per farlo, perché davvero da solo è devastante. Se no mi toccherà usare la Keep Inventory, perché vorrei finirla, seriamente vorrei finirla, ma se ogni volta devo cadere e morire come uno stronzo, mi pesa andare avanti. Comunque ragazzi, quest'oggi andiamo avanti così. Se vedo che inizia a diventare troppo pesante, oppure se mi date il consenso, io inizierò a usare la Keep Inventory, così farò molti più episodi e la finiremo prima. Comunque, quest'oggi vorrei andare là dove ci sono quelle palle d'acqua. Visto che abbiamo visitato quella zona dei funghi e abbiamo preso la lana, siamo andati là e abbiamo preso l'altra lana, e quello che mi viene in mente adesso è andare a visitare appunto quella shards lì, quindi le palle d'acqua. Abbiamo tutto? Sì, mi ero fatto delle cose al volo, non ho molto ferro, non ho tanti minerali con me, ma penso che off camera andrò al vulcano a fare un po' di razzia, perché inizio a sentire la mancanza del ferro, e soprattutto per attrezzi come il piccone, che usarlo di pietra a volte è scomodo, soprattutto, già detto soprattutto due volte in una frase, quando devo distruggere gli spawner. Visto che devo distruggerli velocemente, ho bisogno di un piccone molto più resistente, più veloce. Oh, guardate che bello l'alfaro, ci andremo, ci andremo. Comunque ragazzi, vi dicevo appunto che vorrei continuare questa mappa, spero veramente di riuscire a farla in maniera tranquilla, stando più attento e senza fare minchiate. Ricordiamo che è in modalità facile, quindi è già difficile così, e chi l'ha giocata sa che è complessa e che probabilmente è una di quelle mappe che forse con la Keep Inventory da solo andrebbe giocata. Se si gioca in almeno due o tre persone già è diverso, si riescono a fare i dungeon con molta più tranquillità e ci si diverte anche di più. In effetti da solo è un po' incasinata, e quindi per quello vi dicevo ragazzi, sappiate che se mi stufo a morire spesso userò la Keep Inventory, un po' a prescindere dalla vostra opinione, nel senso, se secondo voi pensiate che ho ragione a giocarla da solo con la Keep Inventory e sia sbagliato, ditemelo. Però diciamo che se io devo farci video e non voglio stufarmi a farli, devo essere anche un po' agevolato, o comunque devo essere un po' aiutato da qualcosa, e potrebbe fare comodo
potrebbe farmi comodo appunto la Keep Inventory. Chi l'ha giocata sa di cosa sto parlando. Da solo, ragazzi, è devastante sta mappa. Io non so come ha fatto il creatore a svegliarsi un giorno e dire: ma sì, facciamo una CTM in cui in modalità facile i mob fanno 10 volte il danno del normale e i spawner spawnano alla velocità per 10 e mettiamone tanti di spawner. E vai, grazie creatore della mappa per aver fatto questa mappa. No, comunque ragazzi, a parte gli scherzi, fatemi sapere che se sarebbe una mossa sbagliata usare la Keep Inventory, oppure lasciate che io prenda il sopravvento e magari se mi stufo la metto e basta, oppure facciamo un gruppo di 10 persone e facciamo la Shards of the Void in 10 e la finiamo in 2 episodi. No, scherzo. Sì, in realtà andrebbe fatta almeno in 2 o 3. E vi sto tenendo compagnia nel mentre che vado sopra la stanza della lana, perché volevo fare 2 chiacchiere, appunto parlarvi di questa mappa e del futuro di questa mappa. Guardate che bello intanto laggiù in fondo tutte le navi volanti. Ho con me il secchio, esatto. Questo non lo taglierò perché era troppo bello da inserire. E mi butto giù e vado, ragazzi. E c'è uno scheletro che mi sparerà e io mi inculerò a sangue e voglio buttarlo giù perché dà fastidissimo. No! No! Sei brutto, sei brutto. Sei brutto e io ti butterò giù. No, 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 no. Vai, cadi, 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 cadi. Mi dai fastidio, sei fastidioso. Oh, ma guarda un po'. Sei quasi caduto giù, perfetto. Allora, ragazzi, ci siamo. Siamo sopra la stanza della lana e direi che potrei anche scendere, tanto è tutta acqua. Ci sono anche i mob. Questa cosa è terrorizzante. Sto finendo l'ossigeno. Sto finendo l'ossigeno. Ehi, sto finendo l'ossigeno. Oh! Panico! Panico! Fermi, fermi, fermi. Sto morendo. Sto morendo. Ok, sono morto. Perfetto, ragazzi. Come vi dicevo, capite di cosa stavo parlando. Quindi mi faccio un piccone al volo. Mi prendo del cibo al volo. Cos'altro? Mi faccio un piccone al volo. Ho degli altri blocchi, ho roba. Questa volta non faccio tagli perché se no ogni volta mi devo preparare la roba diventa devastante. Mi prendo un po' di questi blocchi. Avevo detto che mi sarei fatto un piccone. Mi faccio un piccone, sì. Allora, mi faccio un piccone di pietra perché ferro ne ho pochissimo. Una spada di pietra. Anzi, andiamo a vedere che cosa abbiamo su. Ah, quel poco ferro che avevo recuperato lo dovrò usare per forza per fare il secchio, quindi... Ah, che bella questa mappa. Allora, abbiamo una spada di diamante che avevamo comprato dal villico. Cosa abbiamo? Questo qua. Non mi dispiace affatto, perché contraccolpo non mi dispiace affatto averlo là. Qua pozioni varie. Armatura me la devo rifare. Sì, me la faccio al volo. Mi faccio un elmetto. Una... Tanto non vado a recuperare la roba, so già che è tutta persa. Quindi facciamo così, facciamo le braghette. E siamo a posto, ragazzi. Ci siamo. Siamo pronti per andare a morire. Ho preso tutto, mi farò un altro secchio. Sì, mi farò un altro secchio. Ho il ferro? Quel che basta. Ok, no. No, 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 no. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Volevo fare il secchio. Questo lo lascio qua. E possiamo andare, ragazzi. Siamo pronti. Ho blocchi? Abbastanza. Non abbastanza, ma va bene. Siamo pronti per andarci a far
spaccare di brutto. Non ho neanche le torce, ma non mi interessa, tanto se devo morire almeno lo faccio con la roba che ho. Ho il cibo, ho tutto quello che mi serve. Avete visto? Io l'ho visti, ragazzi, i mob che hanno l'armatura di diamante. Già sono tanti mob che vengono spawnati in più con l'armatura di diamante. Non so se è una cattiveria oppure... boh, non ho idea. Quello scheletro mi preoccupa lì sopra, perché si potrebbe... ok, no, non spara, non spara. Allora, torniamo là. Non credo che la roba... ah, forse sì. Se sono morto proprio sopra la stanza della lana, potrebbe esserci qualche possibilità che qualcosa è caduto sopra. Vediamo un po', andiamo a vedere, ragazzi. Io mi butto a capofitto, via. Vediamo se c'è da qualcosa da recuperare. Forse sì, ho già visto roba, ma l'ossigeno qua è veramente poco. Vai, 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 ci siamo quasi. Ma non ci credo, non può essere così, bastardo. Sto morendo. Ok, sono vivo. Presto, mi devo chiudere. Ok, sono vivo, ragazzi. C'è della roba lì? Sì, c'è la mia roba. Voglio andarla a recuperare prima di prendere la lana. Ah, qua è aperto perché prima avevo distrutto un blocco. Esatto. Allora, voglio andare a recuperare la mia roba. Non mi interessa della lana in questo momento. Porca miseria. Ok, in linea d'aria dovremmo esserci. Dovremmo. Vediamo se la roba viene qua. Devo stare attento anche ai mob nel caso scendessero. Dov'è? Dov'è? Dov'è il secchio? Eccolo qua! Qua c'è il mio secchio, ragazzi. Recuperato. Cosa c'è? C'è dell'altro qua. C'è altra roba. Vai. Preso qualcosa. Non ho visto cosa. Là ci sono mob, spawn e roba. Devo andare qua, che sto morendo. Sono vivo. Perfetto. Ok. Ragazzi, sono salvo. E ho recuperato anche qualcosa, tipo le torce, l'altro secchio e il casco di cuoio. Va benissimo. Nel dubbio, io vorrei ugualmente controllare se c'è qualcosa qua sotto, perché, come ben sapete, questa è una mappa che nasconde moltissimi segreti e delle casse nascoste a volte che non si sa mai. Magari andiamo a vedere se c'è qualcosa. Io ora do un'occhiata. Tanto qua abbiamo la cassa con la lana, che non ho ancora visto che lana è. Cosa c'è? Oh! No, non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Il mio istinto mi ha fatto vedere giusto. Incredibile. C'è una cassa nascosta sotto. Prendo tutto e poi guardiamo, ragazzi. Ok, cosa è successo non lo so. Ho preso una laggata pazzesca, ma fa lo stesso. Ok, salgo, che ho poco ossigeno. E... sì. Salgo... siccome salgo, però. Oddio, ragazzi, che laggata! Non so perché. Non so cosa sta succedendo. Attenzione. Ho preso due laggate di seguito. Sta succedendo roba. Posso salire, per favore? Sì. Ok. Allora, abbiamo preso un arco. Ehi! Impatto 3, potenza 3. Figo! Poi, un libro che andremo a leggere. 64 blocchi di lapislazzoli. Figata. 6 smeraldi. Beh, è un ottimo bottino, direi. Vediamo un po' che lana c'è qua sopra. Vediamo un po'. Lana rosa. Benissimo. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare indietro. Perché a questo punto direi che l'episodio può anche concludersi qui. Abbiamo recuperato una lana. Andiamo a depositarla sul nostro monumento. Vediamo un po'. Io qua però ci devo uscire, ok? Ok. Stupido me. Vai. Ora una corsa contro il tempo, anche perché ci sono mille mob e devo riuscire a tornare lì sopra. Ok.
ci sarebbero le altre bocce d'acqua da visitare. Ma guardate i mob, quanto sono corazzati. No, 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 no. Cos'è successo? Un Wither Skeleton. Non ci credo. No, 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 no. Non può essere. Sono avvelenato. Oddio, oddio, ragazzi. Un Wither Skeleton. L'ho visto, l'ho visto. C'è un Wither Skeleton. No, 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 no. Via, 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 via. Presto, presto, presto. Presto, presto. Presto, presto. Devo salire veloce. Ma dai, ma dai. Ma quanti sono? No, 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 non mi deve sfiorare. Non mi deve sfiorare. Non mi deve sfiorare assolutamente. Mi stanno anche sparando. Ottimo. Ottimo. Presto. Sali. 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 Ok. Ok. Ci sono quasi, ragazzi. Sono quasi. Siamo quasi. No, 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 no. Cosa è successo? Qualcuno mi spieghi che cosa è successo. Sto morendo. Sto morendo. Sto morendo. Sì, ragazzi. Ebbene sì. Sto morendo. Ho un cuore. Devo mangiare al volo. Ecco qua. Sono morto. Perfetto. Abbiamo perso la lana. Abbiamo perso gli smeraldi. Abbiamo perso il libro. Abbiamo perso l'arco. E vai. E io non ho più niente per la seconda volta. Quindi sono morto per due volte di seguito. Voglio andare a recuperare quella lana. Porca miseria. Mi sono messo in testa che devo farlo. Ho già liberato là. Quindi non mi serve nient'altro che andare a prendere la lana e scappare. Ok? Voglio andare a recuperare la lana e scappare. Dove sto andando? Allora, come avete visto, ragazzi, io ci ho provato. Cioè, avete visto anche altre serie di Shards of the Void, ma è difficile. Non c'è niente da fare. Senza gli attrezzi giusti e senza la possibilità di recuperare le cose perse, non si può fare granché. Quindi si va avanti così, senza roba, dopo aver perso anche cose importanti, va bene. E ok, avete visto c'era anche un Wither Skeleton, un simpaticissimo Wither Skeleton. Io sono intanto senza cibo perché non mi va di andare a recuperare il cibo ogni volta le cose. Quindi vado a recuperare il blocco di lana e provo a tornare a casa con il blocco di lana. Speriamo che sono despawnati i mob, ma non ci credo. La mia roba, la mia roba. Cosa c'è qua? E vai, ho recuperato il libro, utilissimo. Blocchi. Niente, non ho recuperato niente, ragazzi, niente. Altro blocco di lana rosa. Abbiamo diversi tentativi, a quanto pare. E l'altra roba non la vedo. Non la vedo. Penso che è andata persa. Sì, non vedo nient'altro a parte i mob. Ora dovrei riuscire a salire tranquillamente. Ci proviamo. Se i mob non rompessero, ok. E se io riuscissi a salire in tutta tranquillità, non è facile. Perché? 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 Perché metti questi mob qua? Perché sei così stronzo? Ok. Forse ci siamo. Forse ci siamo. Ora, con calma, con calma, con calma, con calma. Ok. Ragazzi. In compenso abbiamo recuperato il libro. Che non ce ne può fregare di meno del libro, perché abbiamo perso un botto di roba, soprattutto gli smeraldi e un arco fighissimo. E porca miseria, va bene, fa niente. Vediamo il libro cosa dice. Ah, ok, bravo, ok, perfetto. Qualcuno che è riuscito a scrivere un libro e ad averlo nascosto in un posto inspiegabile. Bravissimo. Ok, ragazzi, abbiamo recuperato la lana. Avete visto come? Io ora devo rifarmi di nuovo tutto quanto. Ma questa è la mappa, quindi rinnovo la richiesta chiedendovi: volete che metto la Keep Inventory o vi piace vedermi morire 3-4 volte a episodio? No, seriamente, raga, fatemi sapere. Datemi un buon consiglio.
con annesse motivazioni. Ok, andiamo a depositare questo importantissimo libro che non ci servirà a niente. Eccolo qua. Che bello, abbiamo un bel libro, ragazzi. Però abbiamo anche un blocco di lana rosa, che andiamo a metterlo qua. Ok, messo. Che fine ha fatto il tappeto? Eccolo qua. Lo mettiamo qua davanti, ragazzi. Avete visto questo meraviglioso episodio in cui morivo diverse volte. Però, ragazzi, io vi chiedo questo favore. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se volete che vada avanti. Se volete che vada avanti con la Keep Inventory, oppure se volete vedermi morire come ho fatto fino adesso, e se vi va mettete mi piace, commentate, in descrizione trovate la mia pagina di Facebook e vari link che riguardano il canale. Un saluto da Gioco Sporco in versione Dr. V e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!